Ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura, l'emergenza sanitaria a Torre del Greco. Secondo l'ultimo bollettino, aumentano i casi mentre si registra un aumento di guarigioni a Torre Annunziata e Bosco Reale. Non manca la soddisfazione del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per la ripresa dell'economia e per i dati della campagna vaccinale nel consueto aggiornamento del venerdì. Nuove aperture e meno restrizioni. Entrano in vigore oggi le disposizioni dell'ultimo decreto legge per attività culturali, ricreative e sportive. Torniamo a Torre del Greco, terzo anniversario della canonizzazione di San Vincenzo Romano, ricco il programma di celebrazioni messo a punto dalla Basilica Pontificia di Santa Croce. In chiusura lo sport con la Turris che perde con onore nel match contro la capolista. Il San Nicola di Bari finisce 4-2. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Dati variegati nei comuni di Torre del Greco, Torre Annunziata e Bosco Reale. A Torre del Greco, secondo il bollettino dell'8 ottobre, sono state registrate 6 nuove guarigioni e certificati 12 nuovi casi di positività, di cui 2 in regime ospedaliero. Attestato il passaggio di un soggetto positivo dal regime ospedaliero all'isolamento domiciliare. Nella totalità, quindi, sono 13 soggetti ospedalizzati e 97 in isolamento domiciliare. A Torre Annunziata la situazione è migliore, visto che negli ultimi 4 giorni sono stati registrati 4 casi, a fronte di 252 tamponi processati e 10 nuove guarigioni. L'indice di positività si attesta all'1,58% e gli attualmente positivi sono 25. Le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 50.655. I cittadini che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 23.021. Mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 27.634. A Bosco Reale, nel periodo dal 29 settembre al 9 ottobre, si è registrato un consistente miglioramento dei dati relativi all'andamento del Covid-19 in città. Gli attuali positivi, all'esito del saldo tra guariti e nuovi positivi, sono diminuiti da 47 a 14, mentre è rimasto invariato il numero dei decessi, attestatosi a 50 dall'inizio della pandemia. In tale periodo sono stati effettuati complessivamente 519 tamponi, di cui 518 negativi e uno positivo, con un indice tamponi effettuati positivi dello 0,19%. Fino al 3 ottobre sono 17.348 i cittadini ai quali è stata inoculata la prima dose di vaccino, mentre 14.326 hanno completato il ciclo vaccinale con doppia dose. Buone notizie. L'Italia comincia a riaprire un po' tutte le attività, grazie a quelli che si sono vaccinati, altrimenti saremmo ancora in lockdown. Nel consueto aggiornamento del venerdì, il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, esprime la sua soddisfazione per la ripresa dell'economia e fa il punto sulla campagna vaccinale. Devo darvi un dato importante che riguarda la Regione Campania, per me davvero molto significativo e tale da inorgoglirci. Credo che noi questa settimana raggiungiamo l'80% di vaccinati con la doppia dose nella fascia sopra i 12 anni. L'80% con doppia dose. Su tutta la popolazione, quindi anche i nostri residenti sotto i 12 anni, abbiamo oltre il 70% di vaccinati con doppia dose. Ovviamente questo è il dato medio. I vaccinati con doppia dose nella fascia 12-19 anni sono sul 62%, che è un risultato anche questo interessante. Fino al 92% di vaccinati con doppia dose nella fascia
75, 85, 90 anni. Dunque, dato medio, 80% di popolazione immunizzata nella fascia sopra i 12 anni. I dati degli immunizzati sono soddisfacenti, ma ugualmente bisogna essere prudenti e responsabili, sottolinea De Luca. Siamo partiti con la somministrazione della terza dose per fragili e anziani e personale sanitario, nonché con la campagna anti-influenzale, prosegue il governatore. Un risultato importante. Ovviamente siamo chiamati ad avere prudenza, comunque. Sappiamo che vi sono anche fra di noi cittadini ancora non vaccinati, per varie ragioni, non perdiamo tempo. Dobbiamo essere prudenti, responsabili. Se così sarà, davvero noi nel giro di poche settimane avremo il rilancio di tutte le attività economiche del nostro territorio. Devo dire che siamo partiti con la somministrazione della terza dose, persone anziane, persone fragili, personale sanitario, e siamo la prima regione d'Italia ad essere partita con la campagna di vaccinazione anti-influenzale. Siamo partiti il 1° ottobre. E anche questo è un motivo di grande soddisfazione. Per partire il 1° ottobre con il vaccino antinfluenzale bisogna lavorare a marzo, ad aprile, acquistare i vaccini, prenotarsi, organizzare le consegne. Dunque, grande, piena soddisfazione. Rassicurante infine la situazione anche sul fronte scuola. Dalla riapertura non si è registrata alcuna particolare emergenza. Non registriamo ad oggi, ed è passato un mese, particolari emergenze nell'ambito della scuola. Auguriamoci che continui così per i prossimi mesi. Nuove riaperture e meno restrizioni. Entrano in vigore oggi, lunedì 11 ottobre, le disposizioni urgenti previste dall'ultimo decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. In particolare per quanto riguarda teatri, cinema e concerti, in zona bianca per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, la capienza consentita è del 100% di quella massima autorizzata, sia all'aperto che al chiuso. Inoltre, l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. Nelle strutture museali è stata eliminata la distanza interpersonale di 1 metro. Per quanto riguarda invece il pubblico ad eventi e competizioni sportive, la capienza consentita non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e al 60% al chiuso. Pronte a ripartire anche le discoteche. La capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e al 50% al chiuso. Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria. Previste sanzioni. In caso di violazione delle regole su capienza e Green Pass nei settori di spettacoli, eventi sportivi e discoteche, la chiusura si applica dalla seconda violazione. Dichiariamo e definiamo santi beati Paolo VI, Oscar Arnulfo Romero, Francesco Spinelli, Vincenzo Romano, Maria Caterina Casper,
Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesù e Nunzio Sulprizio. Un evento straordinario che resterà indelebile nella memoria e nel cuore dei cittadini torresi. A 3 anni dalla canonizzazione di San Vincenzo Romano, la comunità di Torre del Greco ricorda e celebra il parroco santo. Era il 14 ottobre 2018 quando in una piazza San Pietro gremita di fedeli giunti da ogni parte del mondo, Papa Francesco proclamava santo il parroco torrese Vincenzo Romano. Insieme a Paolo VI, Oscar Romero, Francesco Spinelli, Maria Caterina Casper, Nazaria di Santa Teresa di Gesù e Nunzio Sulprizio. In occasione del 3° anniversario della canonizzazione di San Vincenzo Romano, ricco il programma messo a punto dalla Basilica Pontificia di Santa Croce. 3 giorni di celebrazioni a tema per adorare Gesù Eucaristia, venerare la Vergine Maria e contemplare la Croce di Gesù. Giovedì 14 in programma il Santo Rosario alle 7 e alle 9, la Santa Messa alle 7.30 e alle 9.30 con adorazione eucaristica. Alle 18 il Santo Rosario con le meditazioni di San Vincenzo. A seguire alle 18.30 la solenne celebrazione eucaristica presieduta da Don Vincenzo Vitiello, parroco della comunità di Portosalvo. Alle 19.30 i Vespri e la benedizione eucaristica. Venerdì 15 agli stessi orari, di mattina il Rosario e la Messa, di pomeriggio alle 18 il Santo Rosario, alle 18.30 la Santa Messa. A seguire la Via Crucis, animata da giovani e giovanissimi della parrocchia. Sabato 16 si ripropone lo stesso programma per il Santo Rosario e la Santa Messa di mattina e di pomeriggio. In chiusura, alle 19.30, il concerto musicale dei maestri Parisi e Falcini. Una Turris combattiva e determinata lotta, ma alla fine cede di fronte a un Bari che si è dimostrato squadra superiore. Ma la squadra di Caneo, assente per squalifica al San Nicola, in panchina il suo vice Salvatore, non ha sfigurato. I corallini, reduci da una striscia di 3 successi consecutivi, partono col piglio giusto e trovano subito il vantaggio all'ottavo minuto. Cross basso di Varutti, velo di Leonetti e giannone di sinistro trafigge Frattali. La reazione dei pugliesi non si fa attendere con Chedira che in aria aggancia un bel pallone e batte Perina per l'1-1. La Turris non si scompone e riprende in mano il gioco ancora con Varutti che al 35esimo mette in mezzo per Leonetti, ex di turno, che al volo trova l'angolino basso per il nuovo vantaggio corallino. Si va a riposo con un sorprendente 1-2. Nella ripresa via shock con il Bari che impiega solo 14 secondi a trovare la via del gol con De Enrico che raccoglie un perfetto cross di botta e supera per la seconda volta il portiere avversario. Il Bari aumenta la pressione, al 55esimo Marras scheggia l'incrocio dei pali, un minuto dopo Botta centra in pieno la traversa a colpo sicuro e sul proseguo dell'azione è Scavone a trovare la terza rete con un guizzo da centro area per il vantaggio pugliese. Al 64esimo Dinunzio stende Chedira lanciato a rete, rosso diretto e partita in salita per la Turris che però ha una grandissima occasione per il pareggio ma Tascone spreca da pochi passi. A 10 minuti dalla fine i Galletti chiudono il match con un colpo di testa di Terranova su punizione di Botta per il definitivo 4-2. I corallini escono dal diluvio del San Nicola con 0 punti ma con un'altra prestazione assai positiva contro una delle squadre costruite per vincere il campionato. Nel prossimo turno si torna in campo a Liguori contro il Palermo per provare a restare nelle zone nobili della classifica. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete contattare la nostra redazione inviando un'email all'indirizzo redazione@tvcity.it o chiamando al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto, arrivederci a domani.